Vice Sindaco, conferenza dei servizi aperta a vari enti per quanto riguarda l'abusivismo commerciale e l'area mercatale, cosa è emerso da questa seconda riunione? Innanzitutto io non parlerei di abusivismo commerciale, ma vorrei parlare innanzitutto di riordino commerciale, cioè noi stiamo cercando e sicuramente ci riusciremo a riorganizzare quello che è il commercio ambulante. Il commercio ambulante che negli ultimi anni ha invaso i corsi principali, ha invaso molti angoli della città. In un certo senso ha bisogno di essere regolato e questo noi stiamo facendo e per dare un ordine al servizio e anche per dare decoro ai corsi principali che sono stati invasi da queste attività assolutamente regolari e nessuno niente in contrario, però sono delle attività che vanno regolate. Per questa ragione noi abbiamo pensato di stabilire, di determinare delle aree dove tutti gli ambulanti si andranno a collocare costituendo dei veri e propri mercatini zonali. Ci sono già delle scadenze temporali entro le Ma quali. le scadenze sono quelle che saranno, io credo, il più presto possibile, non c'è una scadenza anche perché abbiamo fatto già la seconda conferenza di servizio per avere tutti i pareri degli enti interessati. Ora aspettiamo il parere di qualche ente che si è riservato di rilasciare parere, quindi non appena avremo tutte le autorizzazioni, tutti i pareri, porteremo la delibera in consiglio comunale e in quel momento sarà operativa. Ci può dare qualche area in cui verranno Ma collocate i guarda, nuovi? le aree sono sostanzialmente sei, si era pensato a quattro aree, in effetti poi ne sono nati sei, perché anche per agevolare, diciamo, gli operatori del mestiere abbiamo cercato di individuare delle aree affinché tutti gli operatori, non so, della zona di Via Palma vadano in un'area e all'interno dell'area di Via Palma, quelli della zona marina saranno ubicati in un'area all'interno della zona marina, oltreponte e così via. Per questa ragione sono uscite sei aree, saranno dislocate in sei punti diversi della città in modo da coprire quanto più territorio possibile. Ne avremo quindi una in zona Via Palma, una in zona marina, anzi due in zona Oltreponte, poi avremo il piazzale Baldone e avremo pure la piazza Vitale.